Se siamo abituati ad associare ai pirati le atmosfere suggestive dei racconti d'avventura, oggi al largo dell'Oceano Indiano il panorama è ben diverso. Non siamo ai Caraibi e non c'è traccia di vascelli fantasma e del capitano Jack Sparrow. In Somalia i pirati non arrivano su grandi navi da guerra, ma su piccole imbarcazioni. Si muovono in pochi, in gruppi di 5 o 6 persone, ma sono ben armati, con Kalashnikov e lanciarazzi. Si lanciano all'arrimbaggio di petroliere grandi come 3 campi da calcio, con decine di persone a bordo. E spesso vanno a segno, anche perché, spinti dalla disperazione, vengono sostenuti nelle loro azioni dalla popolazione locale. Solo nel 2010, in questa zona, sono state sequestrate 53 navi e 1880 marinai. Martedì mattina la stessa sorte è toccata anche a una petroliera italiana, la Savina Kaelin, della società armatrice Fratelli D'Amato di Napoli. Quando in Italia erano circa le 7 del mattino, la nave è stata avvicinata da un barchino con 5 pirati armati fino ai denti che hanno aperto il fuoco. A nulla sono servite le manovre evasive del comandante della petroliera. I pirati, in breve tempo, sono saliti a bordo dell'imbarcazione lunga 266 metri e larga 46. L'equipaggio è composto da 22 persone, fra cui 5 italiani, 3 campani, un trentino e un laziale e 17 indiani. A quanto pare non dovrebbero esserci feriti e il comandante della Fratelli D'Amato, Pio Schiano, ha rassicurato i familiari degli ostaggi. Adesso la fregata Zeffiro della Marina Militare Italiana si sta dirigendo sul posto. Ci vorranno 2 giorni prima che raggiunga la Savina Kaelin, che si trova a 880 miglia dalla costa somala e 500 miglia dall'India. Stamattina, al largo dell'Oman, è stata sequestrata anche la super petroliera greca Irene SL, che a bordo ha 7 greci, 17 filippini e un georgiano.